Bella ragazzi, bentornati sul canale di Granas. Io sono Darryl e non c'è Xenic perché oggi ha avuto purtroppo un contrattempo, ma e quindi dobbiamo registrare il video al volo. Al posto di Xenic ci sono i nostri tre amici, che sono i French Toast. Presentati. Ciao ragazzi, ciao. Bella, siamo Strider, Zufuru e Reini come sempre. E dai. E niente, oggi abbiamo portato, come nel mese scorso, più o meno un mese e mezzo fa, abbiamo fatto un episodio, diciamo, pilota di questa serie, che volevamo portare un episodio al mese con loro, perché loro sono gli ideatori di questo format. Quindi passate sul loro canale se volete vedere dei video simili, perché loro li fanno con tutti gli altri youtubers. Qui facciamo lo speciale Grananas, quindi sarà un Gold DJ Grananas Edition. E niente, cominciamo subito con la classifica. Hanno selezionato loro i nostri 10 gol più belli. E partiamo con la posizione numero 10, dove possiamo vedere una serpentina di Tevez nell'aria e poi stoccata alla sinistra del portiere, cioè alla destra, perché la sinistra è la mia, però alla destra del portiere. Per questo bellissimo gol, something new di Axwell. Alla nona posizione troviamo una grandissima punizione di Fabregas, con Xenic, maestro delle punizioni, segna sempre, incredibile. Grande. E la canzone è Bloodlines. All'ottava posizione troviamo una grandissima azione di Diego Costa, che mette la palla in mezzo e poi Fabregas alza un campanile di testa e la butta dentro. Per questo gol allucinante abbiamo I'm a Thumbsta Motherfucker. Alla posizione numero 7, e voilà, doppio passo e se ne va Pedro. Grandissimo, entra in aria e segna, il gol è di Xenic. Per questa posizione abbiamo una grande hit di Daft Punk, Instant Crush. Sesta posizione per Eden Hazard, il mio giocatore preferito su Foot, che con un esterno della Madonna la tira dentro. La canzone è Trouble di Iggy Azalea. Metà classifica, siamo già a metà e c'è Miguel Arteta, che con una finta li manda a vuoto tipo tre persone e la butta dentro, facile facile. Per il miticissimo Mikel Arteta abbiamo Clean Bandit con Stronger. Alla quarta posizione abbiamo di nuovo un'altra punizione. Questo è il festival delle punizioni con Xenic, che non sbaglia mai, l'uomo di ghiaccio. E loro hanno messo questa cosa perché Xenic non esulta, quindi è l'uomo di ghiaccio, capito? Nuovo pezzo dei Time Motel, Cold Cold Man. Alla terza posizione siamo già sul podio, e come non si potrebbe aprire il podio con un gol fantastico da fuori area di Walker, il terzino più forte che c'è. La canzone è KJU, Bullseye. Bullseye. Alla seconda posizione troviamo un gol di Angel Di Maria. Ho tirato da fuori aria con il tiro di precisione, e come sappiamo Di Maria col tiro di precisione è veramente forte e la mette sul tazzetto. Grandissimo. Con la posizione numero 2, con Angel Di Maria, questo tiro a giro favoloso da fuori aria, troviamo McLemore con Hell We Dance. It's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a hold down. You hose down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known the time, it's like all night long. E al primo posto non poteva mancare il gol dell'epoca. Penso il gol, uno dei gol più belli che abbiamo fatto su FIFA. E con De Rossi, che tira praticamente da metà campo quasi, la palla gira in un modo assurdo, si va a ficcare sotto al 7 ed è un gol fantastico. Per il gol più epico di sempre, la nostra canzone preferita, Dylan Francis con The Gable. E anche oggi è finito il nostro Gold DJ, me la sento molto Amy Schilla. E niente. Se vi è piaciuto questo episodio, arriviamo a 10.000 like. Per un prossimo episodio, fra poco tempo, fra nemmeno un mese, avremo l'episodio speciale di niente. Un episodio normale come tutti gli altri, però è speciale. Perché è sempre speciale quando facciamo perché episodio. Perché il 3 è il numero perfetto, noi siamo al terzo episodio. Esatto, il terzo episodio è il numero perfetto, quindi sarà un episodio speciale con ben 50 gol. Esatto. Se vi piace anche questo format, andate in descrizione a vedere il canale dei nostri amici, perché loro fanno questo principalmente con tutti gli altri youtubers. E niente,
dai Granas è tutto, dai French Toast pure. È bella, tutto ragazzi, è bella. E al prossimo video, bella.